see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsis no passaules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto agli ascoltatori, qui vi parla Loretta Gripci e vi dà il bentornato a Voci dal Mondo. Oggi sono in compagnia della dottoressa Gemma Macagno, medico-chirurgo, specialista in neuropsichiatria infantile e prima donna ad essere assunta come medico all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Benvenuta Gemma. Grazie, era il lontano 1973. Adesso l'ospedale è pieno di donne e di donne medico, mentre allora no. E quindi magari ti sentivi un po' un pesce fuor d'acqua, magari, o comunque un... Beh, ho dovuto combattere delle dure battaglie, questo è vero. Persino con la popolazione, perché quando arrivavano, per esempio, per un bambino ferito, dicevano, no, per la sutura vorrei un medico. Dico, ma sono un medico io? No, ma io voglio un medico uomo. Non era per tutti così, però per la prevalenza della popolazione era strano vedere una donna medico. Ecco, noi nella scorsa puntata abbiamo parlato insieme al dottor Guido Raineri proprio della mediazione in ambito sanitario. Tu nei tuoi 45 anni di carriera, quali cambiamenti hai visto nella sanità italiana? Sono tantissimi i cambiamenti, sia per quello che riguarda le leggi che sono man mano andate strutturando diversamente gli ambienti ospedalieri, anche l'ambiente, il rapporto tra il medico di famiglia e la popolazione, le famiglie. Sia della cultura della gente che è cambiata proprio profondamente rispetto alla salute. Una volta la salute, cioè andare dal medico, voleva dire andare a fare curare una malattia, oggi vuol dire prevalentemente prevenzione, anche se chiaramente l'ambito cura è ancora un ambito importantissimo, che però è sempre più specializzato. Quindi che cosa succede? Che sempre più comunque dallo specialista si va per curare quella particolare malattia, per curare la persona con tutto quello che invece comporta il vissuto di malattia o comunque la necessità di fare attenzione alla propria salute, è il medico di base, che però è un medico che spesso non ha il tempo necessario, spesso non ha anche la modalità necessaria di porsi rispetto alle persone. Spesso è bravissimo e riesce a fare tutte queste cose. Però che cosa succede? Che ci sono culture diverse che si sono affacciate, persone che vengono da paesi diversi, lingue diverse, ma soprattutto un atteggiamento culturale diverso rispetto alla salute, rispetto al cibo, rispetto al sintomo malattia. E c'è un sacco di gente che qui, essendo sradicata, vive la malattia in una maniera molto drammatica. E quindi bisognerebbe che i mediatori culturali, le mediatrici culturali, fossero presenti nell'ambito della sanità, intanto per formare anche gli operatori, medici e non medici, e poi per fare proprio questo ponte, creare questo ponte che deve esserci tra la persona che ha il bisogno di salute e le persone che sono tenute per compito a provvedere alla salute degli utenti. Chiamarli utenti mi pare brutto, ma comunque delle persone che devono fruire dei servizi. Quindi non solo un cambiamento nella sanità, ma proprio anche un cambiamento sociale. Sì, completamente. Se 30-40 anni fa arrivava un africano in ospedale, era una cosa, insomma, rara proprio, no? Oggi invece è una cosa molto comune. Io dico africano perché sono quelli che più si vedono proprio per il colore della pelle, però ci sono gli asiatici, ci sono persone che arrivano dal Sud America, sono tantissime anche, e filippini. E quindi c'è una necessità di cultura che non è ancora stata realizzata qui, che è la cultura dell'integrazione e dell'interazione, che sono due cose diverse. L'integrazione è pensare che gli altri debbano venire da noi e fare le nostre cose. L'interazione è scambiare proprio, cioè ci sono degli elementi di grande ricchezza anche nelle culture degli altri e bisogna che assolutamente noi riusciamo ad aprirci, se no è una società fallita. Non è possibile pensare di prendere 70 immigrati e cacciarli in loco in un paese senza aver fatto neanche il minimo di presentazione di queste persone al paese.
Sono assolutamente d'accordo con te. Tu rappresenti anche l'Ordine dei Medici nella rete antiviolenza e fai parte dell'associazione Se non ora quando e del coordinamento internazionale Donne Cuneo, da poco inaugurato, di cui facciamo parte anche noi come associazione Spazio Mediazione. Proprio sulle donne voglio concentrarmi. Perché nel 2016 si sente ancora l'esigenza di creare associazioni, gruppi o progetti a tutela delle donne? Perché le donne hanno bisogno di essere le prime a sapere da che cosa si devono tutelare. Intanto la violenza è un fenomeno che non è un fenomeno straordinario, è un fenomeno ormai ordinario nella nostra società, purtroppo. E questo perché si sono fatti dei progressi nel capire i diritti delle donne, nel portarli avanti, ma senza portare avanti anche il discorso da parte degli uomini, che devono cambiare. Perché la violenza è un problema degli uomini. Cioè le donne la subiscono, ma gli uomini sono quelli che la agiscono. E c'è un discorso anche lì di culture diverse, donna-uomo, di diritti che non sono comunque riconosciuti per le donne, spesso, perché si dice c'è la parità, però poi la conciliazione dei tempi di lavoro, per esempio, con la famiglia, è una cosa che non è ancora stata realizzata e che dobbiamo combattere perché si possa realizzare. Se no, come si fa a dire voglio fare dei figli se non ci sono gli asili nido, se non ci sono le strutture che consentano di gestire questi bambini in una maniera organizzata, buona, e se non c'è da parte degli uomini la cultura della paternità, che è una cultura che sta pian piano arrivando nella nostra società, però non è ancora così diffusa e così larga, e quindi così interiorizzata soprattutto, per cui quando un uomo stende il bucato lo si guarda ancora come se facesse chissà che cosa strana, mentre è normale, cioè tutte le cose che fanno le donne per la casa sono cose che anche gli uomini possono e debbono fare. Per i figli lo stesso, cioè le mamme si occupano dei bambini in una certa maniera, però i papà ci devono essere, perché se non danno quell'aiuto, il tempo che la donna ha per se stessa e per la famiglia è sempre troppo poco. In quali ambiti si sente maggiormente la disuguaglianza tra uomo e donna? Nell'ambito sociale, per esempio, se noi pensiamo che paghiamo le stesse tasse che pagano gli uomini, perché paghiamo in proporzione al reddito, e poi però non siamo rappresentate nelle nostre amministrazioni, non abbiamo nessuna proporzionalità di rappresentanza. Questo è un grave handicap. Le leggi vengono fatte senza tenere conto del nostro parere, perché noi non siamo negli organi dove si fanno le leggi, o meglio non ci siamo in modo proporzionale. I partiti non hanno ancora capito che devono dare spazio alle donne e che devono comunque strutturarsi anche in maniera diversa, perché il partito vecchia maniera non è fruibile dalle donne. Noi abbiamo dei tempi diversi, delle diverse concezioni del nostro tempo. Non è possibile passare delle ore e ore e ore a discutere di nulla quando le decisioni sono poi sempre solo prese in modo verticistico. Noi ci fermiamo per alcuni minuti e mandiamo in onda una canzone originaria della Polonia di Edita Górniak Jestem Kobietą, che significa proprio sono donna. Mogę lawiną ruszyć.
Głosy ze świata. Zamana kwega. Wodź din lume. Balsis no pasaules. Dinja kambe. Wozis do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galasas mira.